Più di 300 persone sono state sfrattate, c'è stato il lockdown, molte di queste persone non avevano più un reddito. Guardi, stanno facendo gli sfratti. Io non li seguivo, adesso ne sto seguendo tanti. Tutti scatoloni sto facendo, io ho paura di andar via. Sì, pignoramenti, recupero, sì, noi fatica li facciamo abbastanza di frequente. Con il decreto Cura Italia di agosto, il governo ha bloccato gli sfratti fino al 31 dicembre 2020. La sospensione però riguarda solo l'esecuzione. Pratiche, udienze, pignoramenti vanno avanti senza sosta. Io li sto facendo, a Monza ce l'avevo settimana scorsa. Era pieno. Fare le prenotazioni online, vede che tutti i giorni ci sono sfratti. Infatti col Covid non c'entra niente. E basta farsi un giro online per capire come emergenza Covid o meno, avvocati e consulenti legali si diano un grande affare per aiutarti a sfrattare l'inquilino moroso. Con un regolare contratto di locazione abbiamo cercato il nostro professionista dello sfratto. Vorrei sfrattare il mio inquilino. Se questo signore non paga, a quel punto non perda tempo e si notifica subito lo sfratto. Si può pignorare anche adesso sotto il Covid? Cioè anche in questa situazione un po'? Sì, pignoramenti sì. Se sono persone giovani si può andare ad aggredire il patrimonio immobiliare, il conto, il lavoro. E potrei chiederla anche adesso sotto il Covid? Cioè, il blocco economico ha fatto vedere come molte famiglie hanno fatto la fame, non avevano i soldi per fare la spesa e quindi abbiamo dovuto anche inserirli in programmi di aiuto alimentare, non solo con il contributo del pagamento delle bollette o dell'affitto. Una chiamata e nel giro di 3 ore abbiamo un appuntamento con il nostro avvocato. Lo raggiungiamo nel suo studio a Milano. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Grazie. Ho portato anche mio fidanzato. Entriamo nello studio, spieghiamo il perché vogliamo sfrattare e chiediamo subito se gli sfratti vanno avanti anche sotto il Covid. Stanno facendo gli sfratti. Quindi non sono l'unica. Seguivo, adesso ne sto seguendo tanti. Ma sfratti ante Covid o come vorrei fare io adesso? Durante... Ma lo sfratto col Covid non c'entra niente. Ma quindi era tutta una manfrina che hanno detto c'è il blocco degli sfratti, non è vero? No, hanno rinviato gli sfratti, quelli esecutivi. Ma i giudici stanno andando avanti. Poi l'esecuzione dello sfratto, bisogna aspettare i tempi all'italiano. Cioè come in Spagna, uno non paga, va lì la polizia, lo prende per l'orecchio e lo caccia fuori. Qua non funziona. L'uso commerciale, l'orientamento è quello di considerare i mesi di chiusura durante il lockdown come una causa di forza maggiore e di ridurre il canone proporzionalmente in base agli incassi. Invece l'uso abitativo no, perché comunque sia l'inquilino ha l'uso dell'immobile, anzi lo usa ancora di più. Magari pure con lo smart working. Infatti. Io un po' mi sono pentita del basso prezzo. Ah, pure? Sì. No, ne approfitta per mandarlo via. Però io questo qua, lo sfratto, io lo faccio, metto la citazione, sono solo 20 giorni però, quindi metterò l'udienza a dicembre. Io non mi devo sentire in colpa. Perché devi sentirsi in colpa? Vabbè, io poi, io cito sempre, cioè bisogna essere cinici queste cose qua, tanto lui in un altro posto lo trova. In meno di mezz'ora abbiamo il nostro preventivo, con 529 euro potremmo già avviare la pratica dello sfratto. 539 è l'incolibile, poi ce la faremo. Abusivismo, case popolari gestite male, affitti a prezzi folli. Negli ultimi anni la situazione abitativa milanese è esplosa. Certamente il Covid ha fatto emergere che c'è tanto abusivismo, ci sono tante occupazioni, ci sono tante situazioni anche di famiglie che non riescono ad avere un contratto regolare. Senz'altro dopo mi denunciano per, come posso dire, per morosità. Tutti scatoloni sto facendo. C'era una data in cui doveva lasciare l'appartamento. Mi hanno minacciato, sai quante volte raccomandate che mi hanno mandato?
E tra gli abusivi c'è anche la signora Ghirlanda, ex infermiera, con una pensione di 1.045 euro e un affitto di 800, sotto sfratto da 2 anni dalla proprietà che non le ha rinnovato il contratto, ma non ha smesso di incassare i bonifici. Non mi possono mandar via, anche se sono 2 anni che non ho un contratto. Ho sempre pagato fino a settembre. Ma quindi ha pagato in nero? Certo che ho pagato in nero. Ti giuro su Dio, c'ho i bonifici da farti vedere. Bisogna cercare di rimettere in circolo le migliaia di appartamenti che sono vuoti. Si dice appunto non ci sono i soldi per sistemarli, appunto ci vuole un piano. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto la spesa? Il mese scorso. Adesso in questo momento non posso far niente. Il Covid probabilmente ha allargato coloro che hanno bisogno di un accesso al credito, inquirenti, le forze dell'ordine hanno notato appunto un grosso movimento di denaro che arriva in Lombardia, prestiti a tasso zero, che è un paradosso per l'usuraio, ma sappiamo che la criminalità organizzata non vuole la restituzione dei soldi, perché ne ha talmente tanto, vuole la vita delle persone, vuole il controllo del territorio. Quando arrivano queste bollette qua è una mazzata, perché 800 euro è per l'affitto, te ne manca 200, tu 200 euro paghi le bollette, io il mese scorso ho pagato 100 e passa euro di bollette, hai capito? Ecco, per dirti cosa posso mangiare io.